Amici all'ascolto, ben trovati. Io sono Marco Pennacchia, do un saluto a tutti voi. Questa è Radio Regione e oggi ho il piacere di avere qui con me un artista, un graphic designer e pittore che è Stefano Mariani, a cui voglio dare subito il saluto. Ciao Stefano. Ciao Marco, grazie, grazie a tutta la redazione per avermi invitato. Un saluto agli ascoltatori. Ciao, ciao a tutti. Allora, intanto ti ringraziamo per essere qua perché ci stai comunque dedicando un po' del tuo tempo e parleremo anche di tematiche molto molto profonde. Ma intanto ti chiedo anche di presentarti e di dirci come nasce proprio la tua passione per l'arte. Sì, dunque, è molto facile la risposta perché io credo che la mia, chiamiamola passione, il mio interesse sia nato con me stesso, cioè nel momento in cui sono stato partorito. Non ricordo un momento in cui mi sono detto da domani dipingo o adesso produco opere pittoriche. A 4 anni disegnavo dovunque, sulle scatole di scarpe dei nonni, sui tovaglioli di carta. Mi ricordo che è sempre stato così importante per me comunicare con immagini. Sì. Se proprio dovessi mettere uno start, direi il 1991, che è un anno in cui forse posso dire che questa, chiamiamola passione, si è trasformata in professione, cioè quando è stata allestita la prima mostra mia personale, oltretutto piuttosto grossa perché c'erano più di 40 opere in una galleria molto grande in centro a Torino, in uno spazio storico, e in quel momento ti rendi conto che stai facendo un lavoro, perché fare una mostra non è solo appendere quadri, come spesso uno diceva, attacco i quadri, ho finito, ma si tratta di creare un evento, di creare dei videoclip, delle brochure, delle informazioni, Certo. la stampa, e poi c'è l'imballaggio, il trasporto, cioè c'è un mondo dietro l'allestimento. Ecco, forse se devo dire quando è diventata una professione, io direi proprio il 1991, mi pare marzo-aprile, quello. Ah, quindi ricordi addirittura il mese e quindi Sì, insomma. la prima mostra la ricordi, sì. Beh, ovviamente, ovviamente, assolutamente. Allora, dunque, io voglio però chiederti anche, visto che hai parlato di mostre, qual è stato il tuo percorso artistico e quindi, ecco, quanto poi ha influito sulla tua formazione? Ecco, credo che questa è una risposta veloce per me, perché io credo di avere svolto proprio un percorso artistico molto lineare. Cioè, io provengo dal liceo artistico, io sono diplomato nella sezione di architettura e paesaggio del liceo artistico Casorati di Novara. Poi ho frequentato l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, laurea quinquennale. Tesi di laurea, esame per l'esercizio all'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, e qui qualche volta si può sentire qualche osservazione di questo tipo, ma l'architettura è una cosa tecnica. Sì, è vero, però è anche vero che se apriamo un libro di storia dell'arte, quando vediamo i tre ceppi fondamentali, c'è architettura, pittura Certo, è e vero. scultura, e l'architettura è un po' la regina delle arti. Non lo dico con presunzione, ma secondo me è l'unica arte di cui non possiamo fare a meno. Cioè, possiamo non avere quadri in casa o statue nelle piazze, ma un luogo costruito dove vivere dobbiamo averlo, no? E Eh quindi sì. l'architettura è questa per me ed è creativa comunque. Quindi ho È un vero. percorso, una formazione creativa, ecco, io direi questo. Secondo me, i miei quadri, le mie opere non sono da considerare paesaggi, cioè non fanno parte del genere del landscape, ma del genere ritratto. Anche se poi io rappresento luoghi, non persone, cioè Certo, vero. sono, ma sono ombre. Allora, la nostra vita è fatta di strati. Noi viviamo dell'età, dei periodi felici, dei periodi negativi, dei periodi inquieti, dei lutti, delle gioie, e tutto questo rimane dentro di noi, rimane sedimentato, no? E quindi io chiamo questa cosa stratificazione. Sì. Questo succede anche nei luoghi urbani, e non sto parlando dei luoghi urbani storici, delle piazze, dei monumenti, ma sto parlando delle gronde periferici, dei luoghi più
mostruosi, se vogliamo, quelli più modificati nel tempo, quelli che noi viviamo tutti i giorni perché ci passiamo, ma transitiamo, ma non facciamo mai una sosta. Sono luoghi che noi non guardiamo, cioè, o meglio, vediamo, ma non percepiamo, perché siamo Sì, è di passaggio. vero. Io credo che lì ci sia la nostra società. Vediamo edifici, per esempio, che un tempo erano edifici industriali, dei mastodonti che generavano economia e che adesso non hanno più una ragione di esistere, sono stati reinterpretati, hanno una diversa destinazione d'uso, sono stati parzialmente demoliti, sono stati abbandonati. Quella è la stratificazione. Allora, io penso che questi paesaggi urbani, prevalentemente in notturni, anche se non è mai notte vera, no? Sono il ritratto di una società che noi stiamo vivendo, nel bene e nel male. Non sono negativi, non c'è il negativo e il positivo nella mia pittura. C'è molta speranza perché ci sono, avrai visto, Marco, dei grandi Sì. squarci di bianco. Io Sì, assolutamente. ho una gamma cromatica piuttosto limitata che per scelta, nell'ultimo periodo, che è un periodo che dura da 20 anni, che spazia dai bruni ai blu inchiostri attraverso l'utilizzo anche degli ocra e degli elementi molto accesi e molto piccoli e con grandi spazi bianchi, no? Tendo un po' al monocromo, anche se nella mia tavolozza ci sono tanti colori, però effettivamente quando guardi un'opera delle ultime, appunto i confini, gli abbandoni, tutte queste, gli oscuri, ci sono diversi titoli, sono opere che tendono alla monocromia. E quindi mi sembra che sia un modo più semplice, per me più diretto per esprimermi, perché tolgo il colore e quindi concentro l'attenzione su quello che voglio io, per esempio sulla composizione dell'immagine, dove ci lavoro molto e a volte non ci riesco molto bene, lo No, riconosco. vabbè, ma assolutamente. Guarda, io purtroppo, Stefano, devo interromperti perché i tempi della radio sono quelli che sono. Però ricordiamo appunto, ecco, le parole che abbiamo lanciato come hashtag di questa intervista, che sono confini, transiti, oscuri, natura urbana, sono tutte parole che poi hanno contraddistinto la nostra chiacchierata. Io voglio ricordare anche ai nostri amici le pagine Stefano Mariani e Stefano Mariani Painting e anche a te della possibilità di condividere il video di questa nostra intervista qualora tu lo volessi. È un peccato poi, tra l'altro, interrompere l'intervista perché quando si parla di arte e di tematiche così profonde, mi fa sempre piacere magari poi discuterne. E, io voglio ringraziarti per essere stato con noi. Ovviamente, qualora tu volessi poi approfondire appunto la cosa, assolutamente potremmo poi rincontrarci in radio e magari venire a qualche tua mostra, assolutamente. Certo, la prossima sarà a Padova a novembre. Ah, ecco, mi dice, hai dato già l'anticipazione e quindi assolutamente dai, La cercheremo insomma. pubblicherò comunque i promo nei social, perché si fa così ormai, non è più un momento in cui mandi gli inviti per posta, ma facciamo tutto attraverso, so, io ho un canale YouTube o diversi, insomma, social dobbiamo vivere. E in questo modo, e anche le gallerie sono diventate quasi tutte con una versione online, ecco, che funziona anche molto bene, devo dire. D'accordo, allora Stefano, noi ti ringraziamo di nuovo. Io voglio salutare ancora Stefano Mariani, graphic designer e pittore. Ovviamente speriamo, ecco, di rivederci presto, allora. Grazie Lo spero anch'io. Grazie Marco, ciao a tutti, a ancora. tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie di nuovo. Ciao ciao. Dunque, amici, noi siamo arrivati al termine di questa nostra chiacchierata, ma rimanete con noi perché stiamo per tornare con nuove storie. Ciao a tutti.